In compagnia di Tommaso Cancellotti, difensore biancoverde. Buonasera. Buonasera a tutti. Tommaso, e ci ritroviamo a commentare una partita che purtroppo non fa felici i tifosi biancoverdi, il quarto pareggio di fila in trasferta dopo la bella vittoria però in casa contro il Catania. Ti chiedo innanzitutto cosa secondo te non ha funzionato stasera, al di là del fatto che la Virtus si è difesa bene, ha fatto la sua battaglia, la sua partita sporca, però insomma sappiamo che l'Avellino in questa fase dovrebbe provare ad inanellare più vittorie possibili. Sì, guarda, ti dico che questo non è un campo facile perché Francavilla è una squadra che si deve salvare e venire qua non è mai facile perché il campo è molto piccolo, gli spazi sono molto, molto stretti, quindi insomma anche la fase difensiva ne giova a discapito magari di una squadra come noi che è venuta qua per vincere e ha giocato a viso aperto la partita, accettando i duelli, poi è normale che esattamente come è successo la scorsa settimana in questo campo qua, molto spesso sono gli episodi che decidono la partita. Voglio ricordare il palo di Gabriele che purtroppo non è entrato, è andato in braccio al portiere e magari poteva. Quello è un episodio che può cambiare insomma, poi il percorso della partita. Senti, Tommaso, sei entrato nel secondo tempo, hai messo tanti cross nel mezzo, non siete riusciti a sfruttarla, a sfruttare le situazioni più che altro, perché purtroppo di occasioni ce ne sono state poche. Sabato arriva il Brindisi in casa al Partenio Lombardi, se da una parte insomma, è stato invertito il trend in trasferta, è stato invertito anche quello in casa, bisognerà continuare su questo. Assolutamente, noi scendiamo in campo sempre per dare il meglio, per vincere, per portare a casa più punti possibili perché sappiamo qual è il nostro percorso e lavoriamo per far sì che insomma, il nostro percorso sia appagante in primis per noi perché diamo veramente l'anima durante la settimana e durante le partite. Sappiamo che rimangono delle partite prima del termine del campionato. Ovviamente c'è da portare a casa più punti possibili e noi lavoriamo per questo. L'ultima, a proposito di percorso, oggi si poteva sfruttare il passo falso del Benevento in casa col Messina. La sensazione, Tommaso, è che la squadra non riesca a fare questo salto di qualità quando c'è da approfittare magari sulle altre. Non so se può essere una cosa nervosa, vedete i risultati delle altre prima? No, assolutamente. Siamo concentrati sul nostro lavoro e sul percorso che abbiamo da fare, che dobbiamo fare, lavoriamo molto bene in settimana, quindi poi riportiamo quello che facciamo in gara. È normale che può sembrare una cosa scontata, ma non lo è, perché poi quando c'è l'Avellino davanti, insomma, tutte le squadre danno quel qualcosa in più. Ed è così e noi lo sappiamo e siamo venuti qua comunque giocando e creando le nostre occasioni, poi ripeto, sono partite che si decidono sull'episodio. Grazie Tommaso, grazie mille.